quella che io sono prossimo a narrarvi è una storia assai coinvolgente, di cui la donna che io amo è protagonista. Non crediate che ciò consista per me in un qualche dilettevole scherzo. Non la racconterò se non come emblema del mio dolore che ho dovuto soffrire prima di avere in sposa la mia amata. Ella, bella come nessun'altra, è oggetto del mio desiderio sin da quando la conosco. Eppure, non ho mai avuto nulla indietro se non fievoli lusinghe per tenermi a bottega. Non voglio rovinarvi lo spettacolo, ma vi prego bene di leggerlo con gli occhi miei e di compatire ancor me, Fabrizio, fedele cameriere della locandiera. Tra voi e me vi è qualche differenza. Sulla locanda tanto vale il vostro denaro quanto vale il mio. Ma se la locandiera usa me delle distinzioni, mi si convengono più che a voi. E per qual ragione? Io sono il marchese di Forlimpopoli. Ed io sono il conte d'Albaciorina. Ehi, conte, contea comprata. Ah, io ho comprato la contea quando voi avete venduto il marchesato. Oh, basta. Io sono chi sono, mi si deve portare rispetto. E chi ve lo perde il rispetto? Voi siete quello che con troppa libertà ha parlato. Io sono in questa locanda perché amo la locandiera. Tutti lo sanno e tutti devono rispettare una giovane che piace a me. Questa è bella. Voi vorreste impedirmi che io amassi Mirandolina? E perché credete che io sia in Firenze? E perché credete che io sia in questa locanda? O bene voi non farete niente. Io sono chi sono, Mirandolina, bisogno della mia protezione. Ah, Mirandolina ha bisogno di denari e non di protezione. Denari? Non le mancano. Io spendo un secchino al giorno, signor Marchese, e la regalo continuamente. E io quel che fo non lo dico. Voi non lo dite, ma già si sa. Ma non si sa tutto. Si sa, si sa. I camerieri ne parlano. 3 paoletti il giorno. A proposito di camerieri, vi è quel cameriere che ha nome Fabrizio. Mi piace poco. E parmi che la locandiera lo guardi assai di buon occhio. Può darsi che lo voglia sposare. Non sarebbe cosa malfatta. Sono 6 mesi che è morto il di lei padre. Sola, una giovane alla testa di una locanda si troverà imbrogliata. Ma per me, se si mariterà, le ho promesso 300 scudi. Se si mariterà, io sono il suo protettore. E farò io. E so io quel che farò. Venite qui, facciamola da buoni amici. Regaliamole 300 scudi per uno. Io quel che fo lo faccio segretamente, non me ne vanto. Chi è di là? Povero, spiantato e superbo. Mi comandi, signore. Signore? Chi ti ha insegnato la creanza? La perdoni. Ditemi, come sta la padroncina? Sta bene, illustrissimo. È alzata dal letto? Illustrissimo, sì. Asino? Perché illustrissimo, signore? Ma che cos'è questo illustrissimo? È il titolo che ho dato anche a quell'altro cavaliere. Tra lui e me vi è qualche differenza. Sentite? Dice la verità, c'è differenza. Me ne accorgo nei conti. Dite alla padrona che venga da me, che le ho da parlare. Eccellenza, sì. Ho fallato questa volta? Va bene, ma sono 3 mesi che lo sai. Sei un impertinente. Come comanda, eccellenza. Sentite, volete vedere la differenza che passa fra il marchese e me? Che vorreste dire? Vieni. Ti dono uno zecchino. Grazie, illustrissimo. Fa che anche egli te ne doni un altro. Eccellenza! Non getto il mio come i pazzi, fatene! Illustrissimo signore, il cielo la benedica. Eccellenza! Fuori del suo paese non vogliono essere titoli per farsi stimare, vogliono essere quattrini. Costoro si dilettano a confrontarsi, promettendo e regalando, per far sì che la padrona si invaghisca di loro. Mirandolina si prende un poco di spasso e li persuade per farsi regalare. Ciò non mi preoccupa, ma nonostante la mia fedele servitù e le mie attenzioni, vedo che nulla è ripagato. Voi credete di sovverchiarmi con i regali, ma non farete niente. Il mio grado val più di tutte le vostre monete. Io non apprezzo quel che vale, ma quello che si può spendere. O spendete pure a rotta di collo, Mirandolina non fa stima di voi. E con tutta la vostra gran nobiltà credete voi di essere da lei stimato.
Vogliono essere denari. Che denari, che denari. Vuole essere protezione. Essere buono in un incontro di fare un piacere. Ah sì, essere buoni in un incontro di prestar 100 doppie. Farsi portare rispetto bisogna. Quando non mancano denari, tutti rispettano. Ma voi non sapete quel che dite. L'intendo meglio di voi. Amici, ma che cos'è questo rumore? Vi è qualche dissensione fra di voi altri? Si disputava sopra un bellissimo punto. Il conte disputa meco sul merito della nobiltà. No, io non levo il merito alla nobiltà, ma sostengo che per cavarsi dei capricci vogliono essere denari. Beh, veramente. Orsù parliamo d'altro. Perché siete venuti a simil contesa? Per un motivo, il più ridicolo della terra. Oh sì, bravo, il conte mette tutto in ridicolo. Il signor Marchese ama la nostra locandiera. Io l'amo ancor più di lui. Egli pretende corrispondenza come un tributo alla sua nobiltà. Io la spero come una ricompensa alle mie attenzioni. Pare a voi che la questione non sia ridicola? Bisogna sapere con quanto impegno io la proteggo. Egli la protegge ed io spendo. In verità non si può contendere per ragione alcuna che io meriti di meno. Una donna vi altera? Vi scompone. Una donna. Che cosa mai mi conviene sentire una donna? Beh, di certo non vi è pericolo che per le donne abbia che dir con nessuno. Non le ho mai amate, né le ho mai stimate. E ho sempre creduto che sia la donna per l'uomo un'infermità insopportabile. Oh, quanto a questo poi Mirandolina ha un merito straordinario. Sin qua il signor Marchese ha ragione. La padrona della nostra locanda è veramente amabile. E quando l'amo io potete credere che in lei vi sia qualcosa di grande. In verità mi fate ridere. Ma che mai ha costei di tanto stravagante da essere diversa da tutte le altre? Ma un tratto nobile che incatena. Parla bene, veste con pulizia. E di ottimo gusto. Tutte cose che non vogliono un fico. Sono 3 giorni che sono in questa locanda e non mi ha fatto specie per una. E poi è uguale a tutte le altre. Oh no, 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 no. Non è come tutte le altre, ha qualcosa di più. E io che le ho praticate le prime dame e non ho mai trovato una donna che sappia unire come questa la gentilezza al decoro. Un cospetto di Bacco, io sono sempre stato solito a trattar donne. Ne conosco i difetti ed il loro debole. Eppure con costei, nonostante il mio lungo corteggio e le tante spese per essa fatte, non ho potuto toccarle un dito. Arte? Arte sopraffina! Poveri gonzi, le credete? A me non la farebbe. Donne, alla larga tutte quante le sono. Non siete mai stato innamorato? Mai, né mai lo sarò. Hanno fatto il diavolo per darmi moglie, né mai l'ho voluta. Però siete prossimo alla successione, non volete pensarci? Ci ho pensato più volte, ma quando considero che per avere figliuoli mi toccherà sopportare una donna, mi passa subito la volontà. E che volete voi fare delle vostre ricchezze? Godermi quel poco che ho con i miei amici. Ma bravo, cavaliere, bravo, ci goderemo! E alle donne non volete dar nulla? Niente affatto, a me non ne mangeranno sicuramente. Arrivo, Fabrizio! Ah, ecco la nostra padroncina. Guardatela se non è adorabile. Oh, la bella cosa! Per me stimo più di lei 4 volte un bravo cane da caccia. Se non la stimate voi, la stimo io. Ve la lascio, fosse più bella di Venere. Mi inchino a questi cavalieri. Chi mi domanda di lor signori? Io mi domando, ma non qui. Dove mi vuole, eccellenza? E nella mia camera. Nella sua camera? Se le serve qualche cosa, le manderò il cameriere a servirlo. Che dite di quel contegno? Quello che voi chiamate contegno, io lo chiamerei temerità, impertinenza. Mirandolina, io vi parlerò in pubblico, non vi darò l'incomodo di venire nella mia camera. Osservate questa collana, vi piace? È bella! E di diamanti, sapete? Oh, li conosco, me ne intendo anch'io di diamanti. E sono al vostro comando. Caro amico, voi li buttate via. Perché mi volete donare questa collana? Veramente sarebbe un gran regalo. Ella ne ha di più belli al doppio. Ma questa è legata alla moda. Vi prego di riceverla, per amor mio. No, signor conte. Se non la prendete mi disgustate. Oh, non so che dire, mi preme tenermi amici gli avventori della mia locanda. Per non disgustare il signor conte la prenderò. Che forca. Che dite di quella prontezza di spirito? Oh, bella prontezza, ma ve li mangia e non vi ringrazia nemmeno. Veramente, signor conte, vi siete acquistato un gran merito a regalare una donna in pubblico per vanità. Mi rendo vita. Vi ho da parlare a 4 occhi, fra voi e me. Sono cavaliere. Chiarsura, non gliene cascano. Se altro non mi comandano, io me ne andrò. Ehi, padrona!
La biancheria che mi avete dato non mi gusta. Se non ne avete di meglio, mi provvederò. Signore, ve ne sarà di meglio, sarà servita. Ma mi pare che potrebbe chiederlo con un poco più di gentilezza. Dove spendo il mio denaro non ho bisogno di far complimenti. Compatitelo, egli è nemico capitale delle donne. E che non ho bisogno di essere da lei compatito. Povere donne, ma che cosa le hanno fatto? Perché è così crudele con noi, signor cavaliere? Ah, basta così. Con me non vi prendete maggior confidenza. Cambiatemi la biancheria. Amici, vi son schiavo. Che uomo selvatico! Non ho veduto il compagno. Mirandolina, non tutti conoscono il vostro merito. In verità sono così stomacata dal suo malprocedere che... che orora non c'entro addirittura. Sì. E se non vuole andarsene, ditelo pure a me, che lo farò partire immediatamente. E fate pure uso della mia protezione. Per il denaro che aveste a spendere, io supplirò e pagherò tutto. E già che ci siamo, mandatevi anche il marchese, che pagherò io. Grazie, signori miei, grazie. Ma ho tanto spirito che basta per dire ad un forestiere che io non lo voglio. E circa l'utile, la mia locanda non ha mai avuto camere nozio. Illustrissimo, c'è uno che la domanda. Ah. Sai chi sia? Credo che egli sia un legatore di gioie. Mirandolina, giudizio, qui non mi state bene. Costoro continuano a vagheggiare Mirandolina ed io ne provo un fastidio. Ma vedo che ella continua a seguitare il suo gioco. Sino ad allora. Sì, mi ha da mostrare un gioiello. Mirandolina, quella collana, voglio che l'accompagniamo. Eh no, signor Conte. No. Voi valete molto, io i denari non li stimo niente. Vado a vedere questo gioiello. Addio, Mirandolina. Signor Marchese, la riverisco. Maledetto Conte, con questi suoi denari mi ammazza. In verità il signor Conte si incomoda troppo. Costoro hanno 4 soldi e li spendono per vanità, per albagia. Io li conosco, so il vivere del mondo. Il vivere del mondo lo conosco ancora io. E credono che le donne della vostra sorta si vincano con i regali. I regali non fanno male allo stomaco. Io crederei di farvi un'ingiuria cercando di obbligarvi coi donativi. Sicuramente il signor Marchese non mi ha ingiuriata mai. E tali ingiurie mai ve le farò. Lo credo sicurissimamente. Ma dove posso? Comandatemi. Bisognerebbe che io sapessi in che cosa può vostra eccellenza. In tutto. Provate. Ma avervi grazie anche. Ma non pacco, avete un merito che sorprende. Troppa bontà, eccellenza. Direi quasi uno sproposito. Maledirei quasi questa mia eccellenza. Perché, signore? A volte mi auguro di essere nello stato del conte. Per ragione forse dei suoi denari. Non li stimo un fico. Se fossi un conte ridicolo come lui... Che cosa farebbe? Cospetto del diavolo, vi sposerei! Che mai ha detto? L'eccellentissimo signor Marchese Arsura mi sposerebbe. Eppure, se mi volesse sposare, vi sarebbe una piccola difficoltà. Io non lo vorrei. Mi piace l'arrosto, ma del fumo non so che farne. Se avessi sposato tutti quelli che hanno detto volermi, avrei sì tanti mariti. Quanti arrivano in questa locanda, tutti di me si innamorano. Tutti mi fanno i cascamorti. E tanti mi esibiscono di sposarmi addirittura. E questo signor cavaliere, rustico come un orso, mi tratta sì bruscamente. Questo è il primo forestiere che non abbia avuto il piacere di trattare con me. Non dico che tutti in un salto sappiano innamorare, ma disprezzarmi così è una cosa che mi muove la bile terribilmente. Il nemico delle donne non le può vedere. Povero pazzo, non avrà ancora trovato quella che sappia fare, ma la troverà. La troverà. E chissà che non l'abbia già trovata. Con questi per l'appunto mi ci metto di picca. Quei che mi corrono dietro presto presto mi annoiano. La nobiltà non fa per me. La ricchezza la stimo e non la stimo. Tutto il mio piacere consiste nel vedermi servita, vagheggiata, adorata. Questa è la mia debolezza. E questa è la debolezza di quasi tutte le donne. A maritarmi non ci penso nemmeno. Vivo onestamente e godo la mia libertà. Tratto con tutti e non mi innamoro mai di nessuno. Voglio burlarmi di tante caricature di amanti spasimati. E voglio usare tutta l'arte per vincere, abbattere e conquistare quei cuori barbari duri che sono nemici di noi.
che siamo la miglior cosa al mondo, che abbia prodotto la bella madre natura. Padrona? E cosa c'è? Quel forestiere che ha alloggiato nella camera di mezzo grida della biancheria, dice che è ordinaria e che non la vuole. Lo so, l'ha detto anche a me, lo voglio servire. Benissimo, venitemi dunque a mettere fuori la roba che gliela posso portare. Andate, gliela porterò io. Voi gliela volete portare? Sì, io. Bisogna che vi prema molto questo forestiere. Tutti mi premono, badate a voi. Già me la vedo, non faremo niente. Ella mi lusinga, ma non faremo niente. Povero sciocco, ha delle pretensioni. Voglio tenerlo in speranza affinché mi serva con fedeltà. Si è sempre costumato che i forestieri li serva io. Voi con i forestieri siete un poco troppo ruvidi. E voi siete un poco troppo gentili. So quel che fa, non ho bisogno di correttori. Bene, bene, provvedetevi di un cameriere. Perché, signor Fabrizio, siete disgustato di me? Vi ricordate voi che cosa ha detto a noi due vostro padre prima che egli morisse? Quando vorrò maritarmi mi ricorderò di quello che ha detto mio padre. Ma io sono delicato di pelle, certe cose non le posso soffrire. Ma che credi tu che io mi sia? Una frasca, una civetta, una pazza. Mi meraviglio di te. Che credi che voglio fare io dei forestieri che vado e vengo? Se ti tratto bene lo fa per mio interesse, per tenere in credito la locanda. Dei regali non ho bisogno. Per fare all'amore uno mi basta. E questo non mi manca. E so chi merita e so quel che mi conviene. E quando vorrò maritarmi mi ricorderò di quello che ha detto mio padre. E chi mi avrà servito bene non potrà lagnarsi di me. Sovrata, conosco il merito. Ma io non sono conosciuto. Ma ora basta, Fabrizio. Intendetemi se potete. Chi può intenderla è bravo davvero. Ora pare che la mi voglia, ora che non la mi voglia. Dice che non è una frasca, ma vuol fare al suo modo. Non so che dire, staremo a vedere. Ella mi piace, le voglio bene, accomoderei con esse i miei interessi per tutto il tempo di vita mia. Ah, bisognerà chiudere un occhio e lasciar correre qualche cosa. Fortunatamente i forestieri vanno e vengono. Io resto sempre, il meglio sarà sempre per me. Amico, vi contentate che io venga a stare un poco con voi? Mi fate onore. Oh. Almeno fra voi e me possiamo trattarci con confidenza, ma quel somaro del conte non è degno di stare in conversazione con noi. Caro Marchese, compatitemi, rispettate gli altri, se volete essere rispettato voi pure. Non sapete il mio naturale, io fo le cortesie a tutti, ma colui non lo posso soffrire. Non lo potete soffrire perché vi è rivale in amore. Vergogna, un cavaliere della vostra sorta innamorarsi di una locandiera. Un uomo savio come siete voi, correre dietro ad una donna. Cavaliere mio, costei mi ha stregato. Ah, pazzie e debolezze, ma che stregamenti. Che vuol dire che le donne non mi stregheranno? Le loro fattucchierie consistono nei loro vezzi e nelle loro lusinghe. Ma chi ne sta lontano, beh, come fo io, non c'è pericolo che si lasci ammaliare. Basta, ci penso e non ci penso. Quel che mi dà fastidio e che mi inquieta è il mio fattore di campagna. Vi ha fatto qualche porcheria. Ma vi ha mancato di parola. Mi dispiace, ne volete? Oh. Questo mio fattore, come vi diceva. Ed io resterò senza. Mi aveva promesso di mandarmi con l'ordinario 20 zecchini. Ora vien con la seconda stoccata. Ma non me li ha mandati. Beh, li manderà un'altra volta. Il punto sta... il punto sta che sono in un grande impegno e non so come fare. Beh, mi dispiace di vedervi scontento. Ma voi, che siete cavaliere, sapete quel che vuol dire il mantenere la parola? Sono in impegno e, corpo di Bacco, darei le pugna al cielo. Mi dispiace di vedervi scontento. Ma voi,
Avreste difficoltà per 8 giorni di farmi il piacere? Caro Marchese, se potessi vi servirei di cuore. E se li avessi, ve li mostrerei addirittura, ma ne aspetto e non ne ho. Oh, non mi darete ad intendere d'essere senza denari. Osservate, ecco tutta la mia ricchezza. Non arriva a 2 zecchini. Quello è uno zecchino d'oro? Sì, è l'ultimo, non ne ho più. Datemi quello che intanto vedrò. Ma io qui resterò senza. Ma di che avete paura? Ve lo renderò. Non so che dire, servitevi. Vi ringrazio, amico obbligato, per ora ci rivediamo a pranzo. Permetti, illustrissimo. Che cosa volete? Ecco qui della biancheria migliore. Bene, mettetela lì in qualche luogo. La supplico almeno degnarsi di vedere se è di suo genio. Che roba è? Le lenzuola sono di Renza. Renza? Sì, signore, di 10 palle al braccio, serve. Beh, non pretendevo tanto. Bastavami qualche cosa di meglio di quel che mi avete dato. Questa biancheria l'ho fatta per personaggi di merito, per quelli che la sanno conoscere. E in verità, illustrissimo, la do per essere lei. Ad un altro non la darei. Per essere lei, solito complimento. Osservi il servizio di tavola. Ah, queste tele sono di Fiandra, No, quando si davano perdono assai. Non vi è bisogno che le sudiciate per me. Per un cavaliere della sua qualità non bada queste piccole cose. Di queste salviette ne ho parecchie e le serverò per vostra signoria illustrissima. Ebbene, non occorre altro. Non si può però negare che costei non sia una donna obbligante. Veramente una faccia burbera da non piacergli le donne. Ebbene, non occorre altro, non vi è bisogno che vi incomodiate per questo. Oh, io non mi incomodo mai quando servo cavaliere di sì alto merito. Costei vorrebbe adularmi, donne, tutte così. La metterò qui. Sì, dove volete. Oh, vi del duro, ho paura di non far niente. I gonzi sentono queste belle parole, credono a chi le dice e cascano. A pranzo che cosa comanda? Mangerò quello che vi sarà. Vorrei pur sapere il suo genio. Se ne piace una cosa più dell'altra, favorisca di dirlo con libertà. Se vorrò qualcosa lo dirò al cameriere. Ma gli uomini non hanno l'attenzione e la pazienza che abbiamo noi donne. Se ne piacesse qualche intingoletto, qualche salsiccia. Lo dica. Vi ringrazio, ma neanche per questo verso vi riuscirà di fare quello che avete fatto col conte e col marchese. Che dice della debolezza di quei due cavalieri? Vengono alla locanda per alloggiare e pretendono poi di voler fare all'amore con la locandiera. Abbiamo altro in testa noi che badare le loro ciarde. Cerchiamo di fare il nostro interesse. Diamo loro delle buone parole per tenerli a bottega. E poi, io principalmente, quando vedo che si lusingano, rido come una pazza. Brava, mi piace la vostra sincerità. Non ho altro di buono che la mia sincerità. Però con chi vi fa la corte sapete fingere. Io fingere? Guardimi il cielo! Domandi un po' a quei due signori sboiati che fanno gli spasimati per me se ho mai dato loro qualche segno d'affetto. Se ho mai scherzato con loro in maniera che si potessero lusingare confondamente. Non li strapazzo perché il mio interesse non lo vuole, ma poco meno. Questi uomini effeminati non li posso vedere. Sì, come aborrisco anche le donne che corrono dietro gli uomini. Vede, io non sono una ragazza. Ho qualche annetto e non sono bella, ma ho avuto delle buone occasioni. Eppure non ho mai voluto maritarmi, perché stimo infinitamente la mia libertà. Beh, la libertà è un gran tesoro. E tanti la perdono sciocamente. So io quel che fo, alla larga. A moglie, vostra signoria illustrissima. Il cielo me ne liberi, non voglio donne. Bravo, si conservi sempre così. Le donne, signore. Ah, basta, a me non tocca dirne male. Peraltro, voi siete la prima donna che io senta parlare così. Le dirò. Noi altre locandiere vediamo e sentiamo delle cose assai. E in verità compatisco quegli uomini che hanno paura del nostro sesso. È curiosa costei. Con permissione di vostra signoria illustrissima. Avete premura di partire? Non vorrei esserle importuna. No, restate. Mi divertite. Vede, così fo con gli altri. Mi trattengo qualche momento. Sono piuttosto allegra, dico loro delle barzellette per divertirli e questi subito credono. E mi fanno i cascamorti, se la mi intende. Questo accade perché avete buona maniera. Troppa bontà, eccellenza. Ed essi si innamorano. Guardi che debolezza, innamorarsi subito di una donna. Questa poi non l'ho mai potuta capire. Bella fortezza, bella virilità. No, debolezza e miserie umane. Questo è il vero pensare degli uomini. Signor cavaliere, mi porga la mano. Perché ho da dare la mia mano? Favorisca, osservi. Si degni, sono pulita. Bene. Ecco la mano. Questa è la prima volta che ho l'onore di prendere per la mano un uomo che pensa veramente da uomo. E via, basta così. Ecco.
Se avessi preso per la mano uno dei quei due signori sguaiati, avrebbe tosto creduto che io spasimassi per lui. Non darei loro una semplice libertà per tutto l'oro del mondo. Non sanno vivere. Ho benedetto in conversare la libera, senza attacchi, senza malizia, senza tante ridicole scioccherie. Ma perché avete tanta parzialità per me? Perché, oltre alla sua condizione, oltre al suo merito, posso almeno essere sicura che con lei posso trattarmi come una serva e che lei non mi possa caricare di pretensioni ridicole, di caricature affettate. Che diavolo ha questa di tanto stravagante che io non capisco? Il diavolo si andrà poco a poco addomesticando. E Orsù, se ha da badare alle sue cose, non è stata a disagio per me. Oh, sì, signore, vado ad attendere le faccende di casa. Questi sono i miei amori, i miei passatempi. Se comanderà qualche cosa, le manderò al cameriere. Ebbene. Ah, e se qualche volta vorrete venire, vi vedrò volentieri. Io veramente non vado mai nelle camere dei forestieri. Ma da lei ci verrà qualche volta. Nella mia? E perché? Perché, illustrissimo signore, ella mi piace assaiissimo. Vi piaccio io? Mi piace, perché non è effeminato, perché non è di quelli che si innamorano. Mi caschi il naso se avanti domani non li innamoro. No, so io quel che fo. Con le donne, alla larga. Costei sarebbe una di quelle che potrebbe farmi cascare più delle altre. Quella verità, quella scioltezza nel dire è cosa poco comune. Per un poco di divertimento mi farei piuttosto con questa che con un'altra. Ma per fare l'amore, per perdere la libertà, non vi è pericolo. Pazzi, pazzi quelli che si innamorano delle donne. Che restino servite qui, illustrissime, osservino quest'altra camera, quella per dormire e questa per mangiare, per ricevere e per servirsene come comandano. Va bene, va bene. Siete voi padrone o cameriere? Cameriere, comandi di vostra signoria illustrissima. Ci date l'illustrissima! Bisogna secondare il lasso. Cameriere? Illustrissima? Dite al padrone che venga qui, voglio parlare con lui circa il trattamento. Verrà la padrona, la servo subito. Chi diamine saranno queste due signore così sole? All'aria, all'abito, paiono dame. Ci dà delle nostrissime, ci ha creduto due dame. Bene, così ci tratterà meglio. Sì, ma ci farà pagare di più. C'è che il trattamento avrà da fare con me. Sono degli anni assai che io cammino il mondo. Non vorrei che con tutti questi titoli entrassimo in qualche impegno. Cara amica, siete di poco spirito. Due commedianti avvezze come noi a far sulla scena da principesse, da marchese e da contessi. Avranno difficoltà a sostenere un carattere sopra di una locanda. Sì, ma presto arriveranno i nostri compagni e subito ci sbiancheranno. Per oggi non possono arrivare a Firenze. Da Pisa qui in navicello vi vogliono almeno 3 giorni. Che bestialità venire in navicello. Per mancanza di lugagni. E assai che siamo venute noi in calesse. È stata buona quella recita di più che abbiamo fatto. Sì, ma se non stavo io alla porta non si faceva niente. La padrona Aurora sarà a servirle. Bene. Ed io intanto le supplico a comandarmi. Ho servito altre dame, mi darò l'onore di servir con tutta l'attenzione anche le signorie loro illustrissime. Occorrendomi varrò di voi. Ortensia, queste parti le fa benissimo! E intanto le supplico, illustrissime signore, favorirmi il loro riverito nome per la consegna. Amica, ora viene il buono. Perché io devo dare il mio nome? Noi altri locandieri siamo obbligati a dare il nome, il casato, la patria e la condizione di tutti i passeggeri che alloggiano alla nostra locanda. E se non lo facessimo, meschini noi. I titoli sono finiti. Molti daranno anche il nome finto. In quanto a questo, poi, noi altri scriviamo il nome che ci detta, noi non cerchiamo di più. Scrivete. La baronessa Ortensia del Poggio, palermitana. Siciliana? Sangue caldo. Ella illustrissima? Ed io... Ma
so che dire! Via, contessa Dejanira! Dategli il vostro nome! Vi supplico! Non l'avete sentito? L'illustrissima signora contessa Dejanira. Il cognome? Anche il cognome! Sì, dal sole, romana. Perfetto, non occorre altro. Perdonino l'incomodo, ora verrà la padrona. L'ho detto io che erano due dame. Mance non ne mancheranno. Serva umilissima della signora baronessa. Contessa, voi mi inchino. Oh, quale onore mi offre la felicissima congiuntura di rassegnarvi il mio profondo rispetto. Dalla fontana del vostro cuore scaturire non posso che torrenti di grazie. Madama, voi mi adulate. Contessa, il vostro merito ci converrebbe assai di più. Che dame cerimoniosa. Quanto mi viene da ridere. Zitta, è qui la padrona. Mi inchino a queste dame. Buongiorno, bella giovane. Signora padrona, vi riverisco. Ehi! Permetta che io le baci le mani. Siete obbligante. Anche lei è illustrissima. No, non importa. Via, gradite le finezze di questa bella giovane. Datele la mano. La supplico. Tenete. Ride, illustrissima. Di che? Che cara contessa, ride ancora di me. Ho detto nostro proposito che l'ha fatta ridere. Io giocherei che non sono dame. Se fossero dame non sarebbero sole. Circa il trattamento converrà poi discorrere. Ma sono sole, non hanno cavalieri, non hanno servitori, non hanno nessuno. Il barone, mio marito. Perché ride, signora? Via, perché ridete? Rido del barone di vostro marito. Sì, un cavaliere giocoso, dice sempre delle barzellette. Verrà con prima col conte Orazio, marito della contessa. La farete anche il signor conte. Ma via, tenetemi un poco del vostro decoro. Signore mie, favoriscano in grazia, siamo sole, nessuno ci sente. Questa contea, questa baronia, sarebbe ma mai... che cosa vorreste voi dire? Mettereste in dubbio la nostra nobiltà? Perdoni, illustrissima, non si riscaldi. Farò ridere la signora contessa. Su, via, a che serve? Contessa, contessa! Io so che cosa volevate dire, illustrissima. Se gli indovinate, mi stimo assai. Volevate dire che serve che fingiamo di essere due dame quando siamo due pedine, non è vero? Ma che sì che ci conoscete? Ma che brava commediante, non è buona idea sostenere un carattere. Ma io fuor di scena non so fingere. Brava, signora baronessa, brava. Mi piace dirle spirito e lodo la sua franchezza. Qualche volta mi piace prendere un poco di spasso. E Dio ma infinitamente le persone di spirito. Favoritevi pure in questa locanda che siete padrone. Ma vi prego bene, dovessero capitarmi persone di rango di cedermi questo appartamento, che io vi darò dei camerini assai comodi. Sì, volentieri. Ma io, quando spendo il mio denaro, intendo voler essere servita come una dama. E in questo appartamento ci sono e non me ne anderò. Via, signora baronessa, sia buona. Oh, ecco un cavaliere che loggia in questa locanda. Quando vede donne, sempre si caccia avanti. È ricco? Io non so i fatti suoi. Permesso, si può entrare? Per me, padrone. Servo di lor signore. Serva umilissima. La riverisco devotamente. Sono forestiere? Eccellenza, sì. Sono qui per onorare la mia locanda. È un'eccellenza, capperi. Già, Ortensia lo vorrà per sé. Chi sono queste signore? Questa è la baronessa Ortensia del Poggio. E questa è la contessa Dejanira dal Sole. Oh, compitissime dame. E ella chi è, signore? Io sono il marchese di Forlipopoli. La locandiera vuol seguitarne a fare la commedia. Godo aver l'onore di conoscere un cavaliere sì compito. Se vi potessi servire, comandatemi. Ho piacere che siate venute ad alloggiare in questa locanda. Troverete una padrona di garbo. Questo cavaliere è pieno di bontà. Mi onora della sua protezione. Sì, certamente. Io la proteggo e proteggo tutti quelli che vengono nella sua locanda. E se vi occorre qualcosa, comandatemi. Occorrendomi preparo delle sue finezze. E anche voi, signora contessa, fate pure capitale di me. Potrò ben chiamarmi felice se avrò l'onore di essere annoverata nel ruolo delle sue umilissime serve. Ha detto un concetto da commedia. Il titolo di contessa l'ha posto in soggezione. Ah, un gran fazzoletto, signor Marchese. Ah, che dite, bello, sono di buon gusto io. Certamente, di ottimo gusto. E ne avete più veduti, così belli? È superbo, non ne ho veduto il compagno. Se me lo donasse lo prenderei. Questo viene da Londra. È bello, mi piace assai. Ah, sono di buon gusto io. E il conte non sa spendere, getta via il suo denaro, non compra mai una galanteria di buon gusto. Il signor Marchese conosce, distingue, sa.
Vede, intende. Bisogna piegarlo bene a ciò che non si guasti, e questa sorta di roba va custodita con attenzione. Tenete. Oh, vuole che lo faccia mettere nella sua camera? No, mettetelo nella vostra. Perché nella mia? Perché ve lo dono. Oh, eccellenza, perdoni. E tant'è, ve lo dono. Ma io non voglio. Ma non mi fate andare in collera. Oh, in quanto a questo, il signor Marchese lo sa, io non voglio far andare in collera nessuno. Per non disgustarla, lo prenderò. Oh, che bellazzo! E poi dicono delle commedianti. Ah, che dite, un fazzoletto di quella sorta l'ho donato alla mia padrona di casa. E un cavaliere generoso. Sempre così. Questo è il primo regalo che mi ha fatto e non so come abbia avuto questo fazzoletto. Signor Marchese, se ne trova uno di quei fazzoletti in Firenze, avrei volontà di averne uno compagno. Compagno di questo sarà difficile, ma vedremo. Signor Marchese, voi che siete pratico della città, fatemi il piacere di mandarmi un bravo calzolaio, che ho bisogno di scarpe. Sì, vi manderò il mio. Il signor Marchese favorirà a tenerci un poco di compagnia. Favorirà pranzo con noi. Oh, sì, volentieri. Mirandolina, non abbiate gelosia, lo sapete, son vostro. S'accomodi pure, ho piacere che si diverta. Voi sarete la nostra conversazione. Non conosciamo nessuno, non abbiamo altri che voi. Care le mie damine, vi servirò di cuore. Mirandolina, io cercavo voi. Son qui con queste dame. Dame? Mi inchino umilmente. La riverisco devotamente. Questo è un guasto più di quell'altro. Ma io non sono buona a miccheggiare. Mostrate al conte il fazzoletto. Guardi, signor conte, che bel regalo che mi ha fatto il signor Marchese. Oh, me ne rallegro. Bravo, signor Marchese. Oh, niente, niente, bagatelle. Riponetelo via, non voglio che lo diciate. Quel che può non sa da sapere. Non sa da sapere e me lo fa mostrare. Con licenza di queste due dame, vorrei dirvi una parola. Si accomodi con libertà. E quel fazzoletto in tasca, lo manderete a male? Lo riporrò nella bambagia. Prego, venite. Osservate questo piccolo gioiello di diamanti. È bello assai. È compagno della collana che vi ho donato. Oh sì, è compagno, ma è ancora più bello. Maledetto conte, i suoi diamanti, i suoi denari, il suo diavolo che ce lo porti. E ora, perché voi abbiate il fornimento compagno, ecco che io vi dono il gioiello. Non lo prendo assolutamente. Non mi farete questa male creanza. Oh, in quanto a male creanze io non le faccio mai. Per non disgustare il signor conte lo prenderò. Ah, che dice, signor Marchese, questo gioiello non è galante? Nel suo genere, il fazzoletto è più di buon gusto. Sì, ma da genere a genere vi è una bella distanza. Bella cosa vantarsi in pubblico di una grande spesa. Sì, sì, voi fate i vostri regali in segreto. Si può ben dire con verità questa volta che tra i due litiganti il terzo gode. E così, care le mie damine, sarò a pranzo con voi. Quest'altro signore chi è? Sono il conte d'Albafiorita, per obbedirvi. Capperi, è una famiglia illustre, io la conosco. Sono a vostri comandi. E qui alloggiato? Sì, signora. Si trattiene molto? Credo di sì. Care le mie damine, sarete stanche, volete che io vi serva nella vostra camera? Obbligatissima. Di che paese è il signor conte? Napolitano. Oh, siamo mezzi patrioti. Io sono palermitana. Io sono romana, ma sono stata a Napoli e per questo avevo volontà di parlare con un cavaliere napolitano. Vi servirò, signore. Siete sole, non avete uomini. E ci sono io, signore. Non hanno bisogno di voi. Sì, signor conte, siamo sole. E poi vi diremo il perché. Mirandolina? Signore? Fate preparare nella mia camera per te. Vi degnerete di favorirmi? Riceveremo le vostre grazie. Ma io sono stato invitato da queste dame. Esse sono padrone di servirsi come comandano. Ma la mia piccola tavola in più di tre non ci si sta. Vorrei vedere anche questa. Andiamo, andiamo, signor conte. Il signor Marchese ci favorirà poi un'altra volta. Signor Marchese, se trova quel fazzoletto, mi raccomando. Conte, conte, voi me la pagherete. Di che vi lagnate? Ma non si tratta così. Io so chi sono. Con lei vorrebbe un fazzoletto di quella sorta non lo avrà. E Mirandolina, tenetelo stretto, perché fazzoletti di quella sorta non se ne trovano. E dei diamanti se ne trovano, ma di fazzoletti di quella sorta non se ne trovano. Che bel pazzo. Eh,
Mirandolina, avrete voi dispiacere che io serva queste due dame? Niente affatto, signore. Lo faccio per voi. Lo faccio per accrescere utile ed avventoria la vostra locanda. Peraltro io son vostro. È vostro il mio cuore, e vostre sono le mie ricchezze, delle quali disponetene liberamente, che io vi faccio padrona. Che bibanda è questa? Egli è un intingoletto fatto da me. Oh, sarà buono. Quando lo avete fatto voi sarà buono. No, troppa bontà, eccellenza. Io non so far niente di bene, ma bramerei saper fare per darne il genio ad un cavaliere sì compito. Domani a Livorno. Se avete a che fare, non state a disagio per me. Niente, signore. La casa è ben provveduta di cuochi e servitori. Avrei piacere di sentire se quel piatto le dà nel genio. Volentieri, subito. Buono. Prezioso, che sapore! Ma non conosco che cosa sia. Io, signore, ho dei segreti particolari. Queste mani sanno fare delle belle cose. Voi siete di buon gusto in tutto. In verità che poche volte mi inganno. Eppure questa volta voi vi ingannate. In che, signore? In credere che io meriti di essere da voi compito. Signor cavaliere. Ma che cosa c'è? Che cosa sono questi sospiri? Le dirò, di attenzioni ne uso tutti. E mi rattristo quando vedo che questi non vi sono che ingrati. Io non vi sarò ingrato. Con lei non pretendo di acquistare merito facendo unicamente il mio dovere. No, no, conosco benissimo. Non sono cotanto rozzo quanto voi mi credete. Di me non avrete a dolervi. Ma signore, non l'intendo. Alla vostra salute. Obbligatissimo, mi onora troppo. Questo vino è prezioso, è Borgogna. Il Borgogna è la mia passione. Beh, se volete siete padrone. Oh, grazie, signore. Avete pranzato? Illustrissimo, sì. Ne volete un bicchierino? Io non merito queste grazie. Davvero, ve lo do volentieri. Non so che dire, riceverò le sottilezze. Oh no, se mi permette, prenderò questo. Ma, oibò, me ne sono servito io. Beverò le sue bellezze. Ma in verità è qualche tempo che ho mangiato, ho paura che mi faccia male. No, non c'è pericolo. Se mi favorisse un bocconcino di pane. Certo, tenete. Grazie. Se lo sapessero il signor Conte e il signor Marchese, povera me. E perché? 100 volte hanno voluto obbligarmi a fermarmi a bere, a mangiare qualche cosa. E non ho mai voluto farlo. Via, accomodatevi. Per obbedirlo. Alla salute di tutto ciò che dà piacere al signor cavaliere. Oh, vi ringrazio, padroncina Garbaglia. Di questo brindisi alle donne non ne tocca. No, e perché? Perché so che le donne non le può vedere. È vero, non le ho mai potute vedere. Si conservi sempre così. Non vorrei. Che cosa, signore? Non vorrei che voi mi faceste mutar natura. Via, le dirò. Non già che io meriti niente, ma alle volte si danno questi sangui che si incontrano. Questa simpatia, questo genio. Si dà anche fra persone che non si conoscono. Anch'io provo per lei quello che non ho sentito per alcun altro. Temo che voi mi vogliate far perdere la quiete. Oh, via, signor cavaliere, se un uomo savio operi da suo pari.
non dia nelle debolezze degli altri. In verità, se me ne accorgo, qui non ci vengo più. Anch'io mi sento un non so che di dentro che non ho più sentito. Ma non voglio impazzire per uomini, e molto meno per uno che inodia le donne, e che forse per provarmi e poi burlarsi di me viene ora con un discorso nuovo a tentarmi. Signor cavaliere, mi favorisco un altro poco di borgogna. Tenete. Sta lì lì per cadere. Grazie, ma ella non beve? Sì, sì, beverò. Sarebbe meglio che io mi ubriacassi, un diavolo scaccerebbe l'altro. Signor cavaliere. Che cosa c'è? Tocchi. Che vivano i buoni amici. Che vivano. Viva chi si vuol bene, senza malizia tocchi. Evviva! E sono qui ancora io, che viva! Ma come, signor Marchese? Oh, compatite, amico, ho chiamato, non c'è nessuno. Con sua licenza. Fermatevi, io non mi prendo con voi con tanta libertà. Vi domando scusa, credeva che foste solo, siamo amici. Mi rallegro di vedervi accanto alla nostra adorabile padroncina. Anche dite, non è un capodopera? Signor Marchese, io ero qui per servire il signor cavaliere. Mi è venuto un poco di male ed egli mi ha soccorso con un bicchierino di borgogna. È borgogna quello? Sì, è borgogna. Ma di quel vero? Almeno l'ho pagato per tanti. Oh, io me ne intendo, lasciate che lo sente, vi saprò dire se è o non è. Un bicchierino al signor Marchese. Non tanto piccolo il bicchierino. Il borgogna non è liquore, per giudicarne bisogna beverne a sufficienza. Signor Marchese, con licenza del signor cavaliere, senta quell'intingoletto fatto con le mie mani. Oh! Signor cavaliere, ora sto meglio, me ne andrò. Fatemi il piacere, restate ancora un poco. Signora, ad attendere i fatti miei, e poi il signor cavaliere... Ma vi contentate che la resti ancora un poco? Ma che cosa volete da lei? Voglio farvi sentire un bicchierino di vin di Cipro, che da che siete al mondo non avrete sentito il compagno. E voglio che Mirandolina lo sente e dica il suo parere. Via, accomodatevi per contentare il signor Marchese. Il signor Marchese mi dispenserà. Su, accomodatevi. Mi raccomando. Vi dico di accomodarvi. Obbedisco. Mi obbliga sempre più. Caroppa, che intingolo, che odore, che sapore. Amico, alla vostra salute. Ebbene, come vi pare? Con vostra buona grazia non va niente. Sentite un bicchierino di vin di Cipro, che da che siete al mondo non avrete sentito un compagno. Ma dov'è questo vin di Cipro? L'ho qui, l'ho portato con me. Eccolo. Da quel che vedo, signor Marchese, non vuole che il suo vino ci vada alla testa. Questo si beve a gocce come lo spirito di Melissa. Son troppo grandi. Non avete di più piccoli? Oh, credo che basterebbe odorarlo. Caro, ha un odore che consola. Che nettare, che ambrosia, che manna distillata. Ma che vi pare di questa porcheria? Lavatura di fiaschi. Che dite? Buono, prezioso. Mirandolina, vi piace? Per me, signore, non posso dissimulare. Non mi piace, lo trovo cattivo. E non posso dire che sia buono. Lodo chi sa fingere, ma chi sa fingere in una cosa saprà fingere le altre ancora. Mirandolina, voi di questa sorta di vini non ve ne intendete, vi compatisco. Veramente il fazzoletto che vi ho donato l'avete piaciuto, ma il vin di Cipro proprio non lo conoscete. Sente come si vanta. Io non farei così. Il di lei vanto sta nel disprezzare le donne. E il vostro nel vincere tutti gli uomini. Tutti no. Tutti sì. Per me non ne voglio più. L'ha veduto il conte il fazzoletto? Non l'ho ancora veduto. Oh, lo vedrete. E questo poco di balsamo me lo tengo in salvo per questa sera. Badi, signor Marchese, che non le faccia male. E sapete cosa mi fa male? Che cosa? I vostri begli occhi. Davvero? Cavaliere mio, io sono innamorato di costei perdutamente. Me ne dispiace. Oh, voi non avete mai provato l'amore per una donna. Se lo provaste, compatireste ancora me. Sì, sì, vi compatisco. E sono geloso come una bestia. E lo lascio stare insieme a voi perché so chi siete. Peraltro non lo soffrirei per 100.000 coppie. Costui principi a seccarmi. Il povero Marchese è pazzo.
Se a caso mai la bile gli facesse male, ha portato con sé la bottiglia per ristorarsi. È pazzo, vi dico, e voi lo avete fatto impazzire. Sono di quelle che fanno impazzire gli uomini. Sì, voi siete... Signor Cavaliere, No, fermatevi. Ma che cosa volete da me? Nulla, beviamo un altro bicchierino di Borgogna. Presto che me ne vada. Prego, sedete. Oh, in piedi. Faccio un brindisi e me ne vado subito. Un brindisi che mi ha insegnato mia nonna. Viva Bacco e viva amore. Uno e l'altro ci consola. Uno passa per la gola, l'altro va dagli occhi al cuore. Bevo il vino con gli occhi poi. Faccio quello che fate voi. Il marchese di Forlipopoli è un carattere curiosissimo. È nato nobile, non si può negare, ma fra lui e suo padre hanno dissipato e ora non ha appena da vivere. Tutt'alvolta gli piace fare il grazioso. Si vede che vorrebbe essere generoso, ma non ne ha. Dona quel poco che può e vuole che tutto il mondo lo sappia. Questo sarebbe un bel carattere per una delle vostre commedie. Aspetti che arrivi la compagnia e che si vada in teatro. E può darsi che ce lo godiamo. Abbiamo noi dei personaggi che per imitare i caratteri sono fatti apposta. Ma se volete che ce lo godiamo, bisogna che con lui seguitiate a fingervi dama. Io lo farò certo, ma degenera subito da di bianco. Mi viene da ridere quando i ganzi mi credono una signora. Con me avete fatto bene a scoprirvi. In questa maniera mi date campo per fare qualche cosa in vostro vantaggio. Il signor Conte sarà il nostro protettore. Siamo amiche, goderemo unitamente lei di le grazie. Vi dirò, vi parlerò con sincerità. Vi servirò fin dove potrò farlo, ma ho un certo impegno che non mi permetterà di frequentare la vostra casa. Ha qualche amoretto, signor Conte? Vi parlerò in confidenza. La padrona della locanda. Capperi, veramente una gran signora. Mi meraviglio di lei, signor Conte, che si perda con una locandiera. Sarebbe minor male che si compiacesse di impiegare le sue finezze per una comica. Per dirvela, al fare l'amore con voi mi piace poco. Ora ci siete, ora non ci siete. Non è meglio così, signor Conte. E in questa maniera le amicizie non si eternano e gli uomini non si rovinano. Ma io tant'è sono impegnato. Le voglio bene e non la voglio disgustare. Ma che cos'ha di buono costei? Ehi, Dejanira, è bella rossa. No, ha un grande spirito. E in materia di spirito la vorreste mettere con noi? Ah, ora basta. Sia come esser si voglia. Mirandolina mi piace. Se volete la mia amicizia avete a dirne bene. Altrimenti fate conto di non avermi mai conosciuto. Oh, io dico che Mirandolina è una dea Venere. È vero. È bella, ha dello spirito. Ora mi date gusto. Quando non vuol altro sarà servito. Ma... avete veduto quello che è passato di là per la sala? L'ho veduto. Quello sarebbe un altro bel carattere per una delle vostre commedie. È uno che non può vedere le donne. Oh, che bel pazzo! Avrà qualche brutta memoria di qualche donna. Oibò non è mai stato innamorato. Non vuole trattare con donne. Le disprezza tutte e basta dire che egli disprezza ancora Mirandolina. Poverino. Scommetto che se mi ci mettessi attorno io lo farei subito cambiare opinione. Veramente una gran cosa. Questa è un'impresa che vorrei pigliare sopra di me. Sentite, amiche, così, per puro divertimento. Se vi dà l'anima di innamorarlo, io da cavaliere vi faccio un bel regalo. Io non intendo essere ricompensata per questo. Lo farò per mio spasso. Se il signor Conte vuole usarci qualche finezza, non l'ha da fare per questo. Finché non arriveranno i nostri compagni, ci divertiremo un poco. Dubito che non farete niente. Signor Conte ha ben poca stima di noi. Non siamo vezzose come Mirandolina, ma finalmente sappiamo qualche poco il vivere del mondo. Sarà presto qui. Avevo appuntamento con lui. Conte, siete voi che mi volete? Sì, io vi ho dato il presente incomodo. E in che cosa posso servire?
Queste due dame hanno bisogno di voi. Disimpegnatemi, ho un affare di premura, non posso trattenervi. Signor Cavaliere, non intendiamo recarli incomodo. Una parola in grazia, signor Cavaliere. Davvero, ho un affare di premura. In due parole vi svegliamo. Due paroline, non più. Maledettissimo conte. Ah, amico, due dame che pregano vuole la civiltà che si ascoltino. Perdonate, in che cosa posso servire? Non siete voi toscano, signore? Sì, signore. Avrete degli amici in Firenze? Beh, ho degli amici e ho dei parenti. Sappiate, signore. Amica, seguitate a dir voi. Dirò, signor cavaliere, sappia che... Vi supplico, ho un affar di premura. Orsù, capisco che la mia presenza vi dà soggezione. Confidatevi al signor cavaliere in libertà, che io vi levo l'incomodo. No, amico, restate, sentite. So il mio dovere. Servo di lor signore. Favorisca, sedetevi. Scusi, ma non ho volontà di sedere. Così rustico con le donne? Beh, favoriscano dirmi che cosa vogliono. Abbiamo bisogno del vostro aiuto, della vostra protezione, della vostra bontà. Della mia bontà? Ma che vi è successo? I nostri mariti ci hanno abbandonato! Abbandonate? Due dame abbandonate? Ma chi sono i vostri mariti? Amica, di sicuro non vado avanti io. E tanto innamorato che ora mi confondo anch'io. Dame, vi riverisco. Come? È così che ci trattate? Un cavaliere ci tratta così? Perdonate, io sono uno che ama a sé la mia pace. Sento due dame abbandonate da loro mariti e qui ci saranno degli impegni non pochi. Vivo me stesso. Dame riveritissime, da me non potete sperare né consiglio né aiuto. Ovvio, dunque, non lo teniamo più in soggezione il nostro amatissimo cavaliere. Sì, parliamoli con sincerità. Ma che nuovo linguaggio è questo? Noi non siamo due dame. No, e chi siete? Il signor conte ha voluto farvi uno scherzo. Lo scherzo è fatto, vi riverisco. Fermatevi un momento. Ma che cosa volete? Degnateci per un momento della vostra amabile conversazione. Ho a che fare, non posso trattenermi. Non vi vogliamo andare a mangiare niente. Non vi leveremo la reputazione. Sappiamo che non potete vedere le donne. Beh, se lo sapete, lo caro, vi riverisco. Ma noi non siamo donne che possono darvi ombra. Ma chi siete? Diteglielo voi, Dejanira. Glielo potete anche dir voi. Oh, via, chi siete? Siamo due commedianti. Due commedianti? Parlate, parlate, che non ho più paura di voi. Sono ben provveduto in favore dell'arte vostra. Che vuol dire? Spiegatemi. So che fingete fuori di scena e dentro di scena. E a tal proposito non ho più paura di voi. Signore, io fuori di scena non so fingere. Ah, e come si chiama ella? La signorina Buonarroti? Io mi chiamo... Ed ella? La signorina Sincerità? Oh, caro signor cavaliere. Come si diletta a miccheggiare? Io non sono come... Sì, dai, e lei invece? E voi come li tratta? Non sono di quelle. Sì, so anch'io parlare in genere. Oh, caro nostro signor cavaliere. Basse le cene. Diamine, ha più del contrasto che del cavaliere. Contrasto vuol dire contadina, vi ho capito. E vi dirò che siete due impertinenti. A me questo? A una donna della mia sorte. Ah, bello questo visetto trionfato. Asino. Bello questo tupè finto. Maledetto. È vero, signore, che vuole il conto? Sì, è vero, lo avete portato. Adesso la padrona lo fa. Ella fa i conti. Oh, sempre ella. Anche quando viveva suo padre, scrive e sa far di conto meglio di qualche giovane di negozio. Che donna singolare costei. Ma vuole ella andar via così presto? Sì, così voglio i miei affari. La prego di ricordarsi del cameriere. So io quel che fo, alla larga. Lo vuol qui il conto? Sì, lo voglio qui. Fa bene, di sotto con Mirandolina quel seccatore del signor Marchese. Carino, fa l'innamorato della padrona, ma può leccarsi le dita. Mirandolina deve essere mia moglie. Il conto! Lo servo subito. Con costui parmi che Mirandolina ci si sia messo di piche e che abbia vinto nella sua missione. Non vorrei che la padrona abbia reale intenzione di fare l'amore con lui. Tutti sono imbaviti di Mirandolina. Non c'è da meravigliarsi se ancora io principavo a sentirmi accendere. Ma anderò via, supererò questa incognita forza. Signore. Mirandolina. Perdoni. Prego, prego, venite avanti. Ho domandato il suo conto e l'ho servito. Ah, andate qui. Ecco.
Ma che avete? Piangete? Niente, signore, mi deve essere andato del fumo negli occhi. Del fumo negli occhi? Ma a quanto ammonta il conto? 20 paoli. 4 giorni un trattamento sì generoso, 20 paoli. Quello è il suo conto. Ma il piatto che mi avete donato stamattina non c'è nel conto. Perdoni la libertà. Quel chiodono non lo metto in conto. Me l'avete regalato. Gradisca per un atto di... Ma chi avete? Non so se sia il fumo o qualche flussione di archi. Io non vorrei che aveste patito cucinando per me quelle deliziose prelibatezze. Se fosse così lo soffrirei volentieri. Ecco, tenete. Queste sono due doppie. Soffritele per amor mio e compatitemi. Oddio. Un mirandolina! È svenuta! Che fosse innamorata di me, ma così presto! E perché no? Non sono anch'io innamorato di lei. Cara mirandolina, cara. Cara? Io cara ad una donna? Ma se lei è svenuta per me, io che non ho ampolle, no, non corteggio dame, non so che fare. Ma c'è qualcuno? C'è nessuno? Andrò io. Riprenditi. Di nuovo riprenditi, che casino. Ora poi è caduto affatto. Molte sono le nostre armi con le quali si vincono gli uomini. Ma quando sono ostinati, il colpo di riserva, sicurissimo, è lo svenimento. Torna, torna! Ah, eccomi qui, eccomi qui. Su, animo, animo, cara, non partirò più per ora. Ah, certamente costei mi ama. Animo. Amico. Oh, cavaliere. Oh, mirandolina. Ole! Oh, mi ha fatto rinvenire! Mi rallegro, signor cavaliere. Ah, ma che impertinenza! Bravo quel signore che non può vedere le donne! Siete caduto? Ah, andate al diavolo! Voi e quanti siete? Il cavaliere è diventato pazzo! Di questo affronto voglio soddisfazione! L'impresa è fatta! Il di lui cuore in fuoco, in fiamme, in cenere! Restami solo per comprare la mia vittoria, che si renda pubblico il mio trionfo, a scapito degli uomini presuntuosi e ad onore del nostro sesso. Ora che i vostri occhi hanno ben veduto quel che ho raccontato, so ben che mi compatite, ma non disperate, poiché sto per raccontarvi qualcosa che cambierà la vostra visione. Quel che avete conosciuto è vero. Mirandolina, ora moglie mia, ha ridotto in cenere il mio cuore più e più volte, ma quel che non conoscete è la maniera in cui l'ha fatto. Ella, e sì, è elegante, sì, stregante, e che io dubito sinceramente che voi avreste agito diversamente. E poi so ben che ella in cuor suo mi vuol bene, con verità. E così sarà sempre. Il racconto è concluso ed io vi son grato. Vi ho domandato di compatirmi, ma ora fermate le vostre pene, poiché io sono assai contento. E Mirandolina ha ricostruito il cuore mio perfettamente. Amici, vi son schiavo. Thank you.
Questo è fuori programma, non lo sanno neanche loro. Però glielo voglio dire davanti a tutti quanti voi. Siete straordinari, grazie. Thank you.